Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Come vi avevo promesso, oggi parleremo di artificiali. E c'è davvero tanto da dire. Oggi più o meno vi introdurrò tutte le categorie di artificiali per lo spinning e adesso passiamo alla ripresa più vicina magari per rendere meglio l'idea. Allora, eccoci qui ritrovati. Qui ho sistemato più o meno tutte le tipologie di esche che rappresentano gli artificiali da spinning che possiamo utilizzare in pesca. Cominciamo parlando e suddividendo gli artificiali. Allora, ci sono due macro gruppi che sono le hard baits e le soft bait. Allora, le hard baits corrispondono a tutte le esche rigide fondamentalmente, comunque fatte di plastica o in legno, mentre le soft bait sono le esche morbide, comunque in silicone o come lo chiamiamo, le gomme. Cominciamo parlando delle hard bait, classificate anch'esse in diversi gruppi in base al tipo di recupero e al tipo di azione e anche alla profondità nel quale essi lavorano. Cominciamo parlando dai minnow, che rappresentano le esche più diffuse in questa tecnica. E sono delle esche che hanno una forma slanciata e presentano una paletta sul muso dell'artificiale. Questa paletta può avere forme e dimensioni diverse in base appunto alla profondità e al tipo di nuoto che si devono avere. Le caratteristiche dei minnow sono quelle di, oltre appunto all'estetica, alla livrea che può avere l'artificiale, sono i movimenti che esso assume nel recupero, principalmente due. E sono il wobbling e il rolling. Allora, il rolling presenta quel tipo di movimento sull'asse longitudinale dell'artificiale, ossia che durante il recupero questo artificiale assume un movimento appunto di rollio, e questo fa sì che l'artificiale risulti molto adescante, perché oltre al movimento che crea delle vibrazioni fa sì anche che la livrea comunque emani dei luccichi, dei flash, diciamo, e questo non fa altro che attirare appunto il predatore. Inoltre, se l'artificiale poi è munito di sferette interne, questo permette anche di riprodurre un suono che è altamente adescante, come si può sentire per esempio i classici pesetti interni, che oltre a favorire il lancio fanno anche appunto, svolgono il ruolo di rumori appunto che comunque possono attirare il predatore. Il di minnow possiamo avere forme e dimensioni diverse, ad esempio questo è un altro minnow che ha una paletta più piccola e questo gli permette di scendere magari di meno ed è più indicato per la pesca alla spigola. Anche esso appunto ha le sferette interne. Diciamo che la composizione degli artificiali è più o meno sempre la stessa. Oltre al rolling c'è anche il wobbling, che sarebbe il movimento di scodinzolio, per così dire. Infatti l'artificiale nel recupero, oltre ad assumere un movimento di rollio, ha anche un movimento di scodinzolamento che permette anch'esso di ricreare dei flash per causa della livrea, e spostando magari l'acqua crea anche delle vibrazioni adescanti. Queste due caratteristiche dei minnow possono essere più o meno accentuate in base al tipo di artificiale e alla forma della paletta. Questi in particolare rappresentano la categoria dei minnow che corrisponde ai long jerk. Infatti, a differenza di magari quest'altro minnow, hanno delle dimensioni molto più importanti, che possono arrivare anche a 20 cm, e sono molto efficaci magari su predatori come serra, barracuda, palamite. Non escludo anche il fatto veramente che possono risultare efficaci con la spigola. Nell'ambito dei minnow rientrano anche i darter, che hanno una caratteristica di non avere una paletta vera e propria, ma un prolungamento del muso dell'artificiale che è incorporato al corpo stesso, scusate la ripetizione, e fa sì che l'artificiale abbia un affondamento ridotto. Quindi riesce a stare sotto il pelo dell'acqua, comunque a raggiungere profondità molto contenute.
ed è efficace appunto magari quando abbiamo bassi fondali o stiamo andando alla ricerca magari della spigola e non vogliamo perdere l'artificiale. Un'altra classificazione dei minnow, comunque degli artificiali in generale da spinning, è l'affondamento. Infatti gli artificiali possono essere galleggianti, affondanti oppure suspending, ossia rimangono sospesi. I floating sono gli artificiali galleggianti, ossia che durante il recupero, se noi ci fermiamo, l'artificiale tenderà a salire a galla, quindi a galleggiare appunto. Mentre i suspending sono artificiali che hanno un assetto che porta l'artificiale a rimanere sospeso in acqua, quindi non affonda né galleggia, non riesce ad assumere un assetto che lo stabilizza nella profondità nel quale si trova. Infine ci sono i sinking, che hanno un affondamento più pronunciato, quindi magari se noi stoppiamo il recupero dell'artificiale esso tenderà a scendere a fondo. Per quanto riguarda sempre artificiali che lavorano sotto il pelo dell'acqua o comunque entro il primo metro di fondale, troviamo anche i lipless. I lipless sono degli artificiali che hanno un corpo molto affusolato, come si può vedere, ma a differenza dei minnow non hanno la paletta. Questa tipologia ha un recupero molto più particolare rispetto al minnow, che può essere recuperato anche linearmente. Questo artificiale infatti va recuperato cercato, quindi con dei colpi di cimino alternati al recupero del mulinello, fanno sì che l'esca assuma un recupero vivace, comunque fatto di sbandate ampie che causano forti vibrazioni, ed è molto utile magari su delle mangianze o quando comunque il pesce si sta cibando a galla. Passando invece alla superficie, comunque artificiali di top water, in questa categoria rientrano i popper, i VTD e i needle, o comunque i surface. Allora, i VTD corrispondono al walking the dog, sono degli artificiali che hanno una forma più bombata, sempre priva di paletta, e hanno un recupero particolare. Infatti se noi li recuperiamo linearmente non assumeranno nessun nuoto, comunque nessun movimento tipico, bensì questi artificiali vanno recuperati con un movimento particolare della canna. Il movimento tipico del VTD è quello di avere delle ampie sbandate e di assumere un nuoto a zig zag, ossia un nuoto appunto che a galla simula il movimento di un pesce ferito che appunto ormai morente non riesce più a scappare dal predatore. In video vi mostro più o meno il tipo di recupero di questo artificiale, come si può vedere appunto dal cimino della canna e dal mulinello. Quindi va alternato il recupero ai colpi di cimino, comunque ai colpi di polso, che danno appunto questo movimento all'artificiale. Passando invece ai popper, si può notare già dall'estetica la caratteristica di questi artificiali, ossia un'incavatura sul muso, sulla parte frontale dell'artificiale, che nel recupero crea delle bolle d'acqua che fanno molto rumore, molte vibrazioni. Questo artificiale è molto efficace quando i pesci sono apatici, poiché con il suo recupero e appunto le tipiche bollate che fa a galla risulta molto rumoroso, comunque molto adescante. Come si può vedere in video, più o meno il recupero dell'artificiale caratterizzato da forti gercate ne conseguono le bollate del popper stesso. Passando invece ai needle o comunque ai surface lure, che sarebbero appunto esche di superficie, questi artificiali sono molto particolari. E in questa categoria rientrano anche le saponette, che adesso purtroppo non dispongo, e sono degli artificiali che vanno recuperati molto vivacemente. Hanno un recupero simile a quello del VTD, infatti se noi recuperiamo questo artificiale come un VTD, appunto esso seguirà lo stesso traiettoria, comunque sempre a zig zag. Però la caratteristica tipica di questi artificiali è un recupero molto vivace, molto veloce, che li fa appunto schizzare a galla. Questo movimento, che può sembrare magari strano o comunque non adescante, al contrario, quando ci sono predatori che mangiano a galla,
come ad esempio Serra, risulta davvero molto molto adescante, come si può vedere già i segni sull'artificiale dei denti dei Serra, e come si può vedere magari nel video diversi tipi di recupero di questo artificiale, che può essere sia VTD che appunto fatto saltellare a galla. Passando infine sullo strato più profondo, comunque il più basso del fondale, troviamo i jig. I jig sono delle esche metalliche che vedono la loro migliore applicazione nello shore jigging, che è una tecnica che vede protagoniste queste esche. Sono degli artificiali appunto fatti di metallo e rivestiti poi da vernice con una livrea olografica, e hanno la caratteristica appunto di avere un elevato affondamento, e questo fa sì che possiamo magari riuscire a sondare strati del fondale che con altri artificiali non riusciamo a raggiungere. Infatti il recupero tipico di queste esche è quello di lasciarle, una volta averle lanciate, lasciar scendere sul fondo questi jig, per poi una volta raggiunto recuperarlo a strattoni, diciamo a dente di sega, quindi recuperarlo verso l'alto e poi farlo riscendere. E la caratteristica appunto di questi artificiali è quella di essere adescanti non solo durante il recupero ma anche nella fase di ricaduta. Perché questi artificiali, quando vengono lasciati in bando, quindi a scendere liberamente, assumono un movimento particolare che può richiamare magari il rollio di cui vi ho parlato prima. E infatti tendono a emanare delle vibrazioni che sono molto adescanti per il pesce. Molto spesso infatti capita di allamare dei pesci quando il jig è in ricaduta. Una cosa che sicuramente avrete notato è il fatto che ho montato degli ami singoli su alcuni artificiali. Questa soluzione l'ho adottata perché questi artificiali li utilizzo quando vado a pescare la spigola o comunque quando pesco su fondali molto bassi. Ho montato degli ami perché ho ridotto così gli incagli e quindi di conseguenza anche la perdita degli artificiali. Potrebbero sembrare montati al contrario, come pensano molti, ma vi assicuro che il pesce quando attacca rimane comunque allamato e non si slama. Questa posizione dell'amo permette che l'artificiale durante il recupero, magari urtando ad uno scoglio, ad un ostacolo, non rimanga appunto incagliato. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo video dove vi ho spiegato un po' tutto ciò che riguarda le hard baits, mentre in un prossimo video vi parlerò delle soft bait e anche della scelta del colore degli artificiali. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima.